бутылок. Вечер. Вы знаете, мы привыкли говорить. Sono a Kiev, rimango qui, in Bankova Street, non mi nascondo, non ho paura di nessuno. Il presidente dell'Ucraina, Zelensky, è tornato a parlare in un nuovo video di 9 minuti diffuso sui social. Prima con il suo cellulare, poi davanti alle telecamere dell'ufficio presidenziale, ha scelto di mostrare il luogo dove si trova per mandare un messaggio ai nemici e soprattutto al suo popolo. Non ho paura, la gente in ogni città si sta difendendo, anche senza armi. Io sono qui e non cederò fino a quando sarà necessario per vincere questa guerra. Sappiamo che l'odio portato dal nostro nemico dai bombardamenti non rimarrà nelle nostre città, non ci sarà traccia di esso. Ricostruiremo tutte le città distrutte dagli invasori, ha detto Zelensky. Fin dai primi giorni dell'aggressione russa, l'ex attore diventato presidente ha mostrato un carattere, una determinazione che in tanti, anche il suo stesso popolo, non immaginavano. Con voce ferma, alternando messaggi di sfida e informazioni drammatiche, ha continuato a parlare ai leader del mondo e alla popolazione ucraina, usando brevi frasi come «Sono l'obiettivo numero uno, la mia famiglia è l'obiettivo numero due, non ho bisogno di un passaggio per fuggire, ho bisogno di munizioni per i carri armati, io resto qui, la nostra arma è la nostra verità». Ogni volta che si diffondevano voci che era pronta ad arrendersi e a fuggire, si è fatto vedere e sentire, mostrando che non si era mosso né aveva intenzione di farlo. Lo ha fatto di nuovo nel momento più drammatico che attende la capitale. Ma a scuotere il mondo sono state anche le sue parole, pronunciate ieri sera nel corso di un'intervista ad un programma dell'ABC. «Questa guerra non finirà così, scatenerà la guerra mondiale», ha detto Zelensky, che ha aggiunto che il presidente russo Putin è un criminale di guerra. Tutti coloro che sono venuti sulla nostra terra, tutti coloro che hanno dato gli ordini, sono tutti criminali di guerra. Allora, prima...